Leonardo Sciascia io lo considero tutti gli effetti, che se dovessi dire una persona che ha veramente contato nella mia vita, direi Leonardo Sciascia. Tra l'altro ho un ricordo di un viaggio che ho fatto io con mia moglie Lia, qui a Bari, con Leonardo. È una cosa molto curiosa, che ci siamo trovati, lui doveva, ci ha detto venite con me perché faccio un incontro, credo, al teatro, forse era qui. E siamo arrivati in questo posto, che era, doveva essere un albergo dove gli organizzatori avevano prenotato. Noi andiamo nella nostra stanza, Leonardo va nella sua, dopo un po' ci dovevamo ritrovare per uscire. E io lo trovo con l'impermeabile, la valigia, dice noi da qui andiamo via. Dico ma perché? E mi porta a vedere, scosta una tendina e c'era praticamente l'ala di un reparto di psichiatria con i malati. Per cui lui dalla sua stanza vedeva queste cose, non poteva resistere. E quindi ci siamo andati al Palace. E poi è stato invece un soggiorno molto divertente. Ma ci ho sempre pensato perché Sciascia è stato lo scrittore della ragione, e almeno in due occasioni mi è successo di vederlo turbato per questa, come dire, farsi avanti di un'altra dimensione. In questo caso proprio c'erano questi qua che guardavano noi, in un altro caso invece una cosa completamente diversa. Però insomma è stato un uomo, ed è un uomo che secondo me ha dato molto all'Italia, ha una definizione della letteratura, continua ad essere tra l'altro importante. C'è una letteratura spuria che nasce anche quasi dal saggio, e nello stesso tempo è stato un uomo limpido, veramente limpido. Io l'ho conosciuto in un'età in cui lui era già un mito, io non sapevo nulla, lui mi ha accolto come fossi un fratello minore, quindi con una gentilezza, con una mitezza e con una umiltà che io nei grandi che poi ho conosciuto non ho mai ritrovato. Cioè in genere si trova anche un senso di sé che a un certo punto diciamo sovrasta la figura, invece nel suo caso c'era un modo di fare che era particolare. C'è un verso di Pasolini che mi piace molto, che non a caso era molto suo amico, che dice mite della mitezza che hanno gli eretici. Ecco, lui era mite di quella mitezza, ed era anche un uomo che ti faceva sentire a suo agio, perché ti, magari ti regalava un libro. A me mi regalava molti libri, e però mi regalava libri che io non avevo mai sentito, per esempio spero che tu sicuramente l'avrai letto, cominciava così, però ti do questa che è una bellissima traduzione, Le dame galanti di Brantom. Ecco, io non l'avevo letto francamente a 19 anni, e insomma un uomo che aveva una concezione della letteratura che a me mi ha sempre colpito. Lui faceva l'insegnante di scuola elementare e scrive in questo suo primo libro, che è il diario di un maestro di scuola, scrive dare un colpo di penna come un colpo di spada. Cioè lui considerava la penna una spada. E questa cosa non riesce a tutti, a lui è riuscito. La tua domanda era il rapporto con la fede. Il rapporto con la fede è un rapporto complicato. Sarei molto contento di dire che non ce l'ho. Sarei molto contento di dire che ce l'ho. Mi trovo in una situazione invece molto più scomoda, e quindi ho un rapporto inquieto con la fede, ma ho un rapporto. E questa cosa qui credo che nel film di cui parliamo è venuta in modo urgente fuori, e non è detto che non venga fuori in altre
che farò nel cinema.